Oggi è domenica e approfittiamo della chiusura per visitare il poliambulatorio gestito dalle suore domenicane dell'Ordine di Santa Caterina da Siena. L'ordine sembra avere un nome italiano, ma di fatto è originario dell'Iraq e qui le suore prestano il loro servizio in questo poliambulatorio che è situato a Zarqa Sud, in Giordania. La proprietà è del Patriarcato Latino e la parrocchia è dedicata a San Pio X. Ora entriamo per conoscere la suora che gestisce ed è responsabile direttrice del poliambulatorio. Benvenuti. Hello, Monsalem. Grazie. Il tuo nome? Sono Sor Nejma, cioè Sor Stella in italiano. Sono di congregazione di Santa Caterina di Siena, irachene. Voi siete di origine irachene, ma quando è che avete iniziato a prestare servizio in questo poliambulatorio? Gennaio 2001 siamo venuti qui. Siamo adesso quattro suore e tre qui che lavorano, servono questo posto e c'è una suora a casa. E questo poliambulatorio come funziona? Questo è per la maternità. Abbiamo diviso 3 giorni a settimana per queste maternità, vengono le donne incinte, e 2 giorni per vaccinazione. Okay. Anche i malati in generale vengono ogni giorno. Sono 5 giorni per settimana, venerdì e domenica non lavoriamo. Il centro di pontificale missione è a Jabal Hussein. Loro danno a noi tutte queste cose, i soldi e queste cose che compriamo qui e da loro. Perché dipende, il centro dipende da loro, non è da noi. Noi solo lavoriamo qui. Possiamo visitare la struttura? Ah sì, prego. Questa sembra essere la hall di registrazione. Sì. Qui abbiamo le cartelle, questi gialli per i malati generali, questi per le donne incinte, questi azzurri per i bambini. Questo c'è il computer qui per registrare, perché quando viene un malato si registra qui, dà un numero e si va dopo a preparazione. E quindi dopo la fase della registrazione dove si recano i pazienti? Si va in questa parte, questa zona di preparazione. Questa che sala è? Preparazione di tutti. Si prendono i pesi, il peso qui, anche pressione per questi grandi, per i bambini si prende anche temperatura. Quanti pazienti visitate al giorno più o meno? In questi giorni più o meno 50, tra 50 e 70. Quest'altro invece è il laboratorio delle analisi. Sì, c'è qui il laboratorio per qualcuno che quando ci chiede dottore per fare analisi vengono qui. C'è anche qualcuno che viene da fuori perché qui costa meno da noi. Oggi è tutto coperto, perché oggi domenica non c'è lavoro. Abbiamo coperto perché c'è tanta polvere, perché siamo vicini al deserto qui. E Zarqa, molto polvere a Zarqa. Ogni giorno puliamo e non si fa pulito. Questa è l'ultima macchina per analisi che abbiamo comprato. Thank you.
anche se ci sono qualche analisi non si fa qui dal nostro laboratorio perché ci costano di più, anche non abbiamo macchine per farla, si fa fuori. Noi abbiamo fatto un contratto con un laboratorio che fa un po' meno per la gente. E chi frequenta maggiormente questo poliambulatorio? E questo ambulatorio è aperto per tutti, per tutte le gente, per tutte le religioni. E di più, la maggioranza sono musulmani, perché ci sono qui profughi palestinesi vicino a questo posto e proprio è aperto per loro. Si chiama Al-Ba'ath al-Papawiyya li Palestine, Pontifical Mission for Palestinesi, in English. E qui cosa avete? Questa sala si mette oxygen per quelli che non respirano, anche se c'è qualcuno ferito si dà medicine qui. E da quest'altra parte invece? Questa c'è una sala di dottoressa. Dottoressa fa cose in generale, anche c'è una ultrasound per quello hanno bisogno, tutto è questo coperto anche. E questo è nuovo. Sì, proprio quelli che aspettano i bambini, tutti si fanno vedere con ultrasound. Anche le altre malati, se hanno bisogno, si vede con ultrasound. Ci sono qui questi banchi per le donne che aspettano per il loro turno da dottoressa. E abbiamo anche queste due tavole, queste ci insegna loro anche per vedere se non possono leggere come si fa il cibo per i bambini, anche l'altra che cosa si mangia, che cosa si non può mangiare per la pulizia dei denti, tutte queste cose sono semplici, ma ci insegnano questa gente perché qui le donne sono semplici. E quanto personale lavora in questo poliambulatorio? Ci sono 7 che lavorano con noi, noi 3 suore, siamo in 10. C'è dottoressa e dottore, c'è la direttrice del laboratorio, e un'altra infermiera con lei per lei di laboratorio, c'è una registrazione, una infermiera che fa per preparazione con una suora e anche c'è sopra la farmacista con il dottore. Io sono qui responsabile di questo posto. Questo qui abbiamo un piccolo ufficio per noi suore e per me, io come direttrice, per prendere la gente e ricevere loro che hanno bisogno e qualcuno che porta medicine, che viene a prendere i soldi e così. E da questa parte invece cosa avete? Questa è la sala del dottore. Ah, quindi questo è lo studio di uno dei due dottori? Sì, questo è del dottore. Qui c'è anche ecografia per il dottore, come era del dottoressa, anche c'è qui un altro, anche era coperto. Qui viene la gente di solito, vengono di tutti, ma le donne preferiscono dottoressa. Qualche volta vengono le donne qui da dottore. E che orari fanno di lavoro i dottori? L'orario è dall'8 fino alle 2, ma qualche volta non vengono i malati, allora si va via di prima. هاي العيادة من مؤسسة من سنة 1981 في الزرقاء بجانب مخيم الزرقاء
La clinica è stata fondata nel 1981 a Zarqa, vicino al campo profughi palestinese. È una clinica pediatrica e ginecologica gestita dal Pontifical Mission. Le suore dirigono il poliambulatorio. Prima c'erano quelle francescane, oggi ci sono le suore domenicane. Prestiamo servizi 5 giorni a settimana, di cui 3 giorni dedicati alla cura delle madri incinte. Offriamo un servizio completo, siamo dotati di un laboratorio analisi della farmacia, facciamo esami e abbiamo la macchina per l'ecografia con cui controlliamo le pazienti quando aspettano il bambino o per qualsiasi altro motivo. Gli altri 2 giorni, invece, lunedì e martedì, ci prendiamo cura dei bambini da 0 a 14 anni e facciamo le vaccinazioni. Disponiamo della lista dei vaccini mondiali che fanno parte del WHO. Accertiamo le malattie più comuni e ogni giorno riceviamo casi generici, maschi e femmine di qualsiasi età e di qualunque malattia, disturbi cronici, pressione, glicemie, cardiopatie. Se c'è possibile facciamo anche dei piccoli interventi. I soldi che prendiamo sono puramente simbolici. Molti ricorrono al nostro ambulatorio, io sono il dottore responsabile e c'è un'altra dottoressa che aiuta insieme con le infermiere. I pazienti provengono dal campo profughi palestinese di Zarqa, qui vicino. Tra di loro ci sono i profughi del 1948, altri dal campo di Etin e alcuni dalle zone operaie come Al-Safa, oppure arrivano dal deserto o dai villaggi vicini. Vengono per farsi curare. Talvolta prestiamo servizi anche ai profughi iracheni e siriani, ma ci sono anche profughi dal Bangladesh che vengono da noi. Lungo questo corridoio cosa troviamo? Qui in questo corridoio è anche per aspettare la gente qui per il dottore, anche per vaccinazione in questa zona. E qui c'è una camera vuota, e qui c'è servizi e questa sala per vaccinazione. Qui vengono i bambini per vaccinazione 2 giorni a settimana, lunedì e martedì. In questi 2 giorni vengono di più la gente, sarà questi che visitano la clinica, perché saranno più i bambini anche i malati. Questa sembra essere una farmacia invece. Sì, abbiamo una piccola farmacia, anche non ci sono tante medicine, perché solo per quelli malati che vengono da noi, anche queste medicine sono un po', costano meno, non portiamo le medicine che sono cari. E di più abbiamo per le donne incinte, come vitamine, calcio. Ma la vostra attività è molto apprezzata dagli abitanti del posto? Sì, è molto apprezzata. Noi conosciamo, sì, che è apprezzata, perché ci sono tanta gente che viene qui da molto lontani, anche quando vengono qui, quando loro marito si telefona, io sono nella clinica delle suore o nella clinica di Der, si chiamano, alla chiesa si chiamano monastero qui, sono nella clinica di monastero qui. C'è tanta gente che anche si va lontano di questo posto, torna da noi perché dice io preferisco venire qui. Voi prestate un prezioso servizio in questo poliambulatorio, ma possiamo sapere qualcosa di più sul vostro istituto? Sì, potete, andiamo adesso per vedere la nostra casa, la nostra consorella, che sono qui vicino, non siamo lontani qui da casa. Questo è un cortile della chiesa, questa è qui, c'è la chiesa di San Pio XII, qui c'è la casa delle suore di Rosario e sopra della clinica c'è il centro pastorale della chiesa. Dietro della chiesa c'è la scuola, dall'altra parte c'è la casa del sacerdote.
Noi siamo ancora vicino in questa zona, sotto della questa. Dal 2006 siamo in questa casa. Ci puoi parlare un po' delle origini del vostro istituto? Nel 1870 sono venuti suore domenicane di presentazione in Iraq. Loro hanno preso qualche ragazzo da loro e con l'aiuto dei padri domenicani che erano in Iraq in quel periodo hanno costruito una comunità locale. Quella comunità è aumentata un po', ma durante la guerra, prima guerra mondiale, sono 7 di quelle ragazze, erano quasi suore, cominciate prime suore, sono martiri nella prima guerra mondiale. Era a Mosul. Al centro, a casa generale a Mosul, quelle prime suore hanno fatto una comunità domenicana. Prima era domenicana che di terzo ordine e dopo hanno preso il permesso dal pontificale da Roma. È nata la prima congregazione alle 1928. Prima era per aiutare le donne, perché tutte le donne erano semplici, non sapevano fare niente. Le prime scuole nei villaggi erano delle nostre consorelle, anche andavano a casa per insegnare alle donne come educare i bambini, come pulire le case, perché la gente era semplice in quel periodo. La nostra congregazione abbiamo le scuole, dall'asilo fino alle scuole secondarie. Anche abbiamo orfanitrofi per i bambini, anche per le due bambine e bambini. Anche avevamo una casa per gli anziani, ma adesso è chiuso da quasi 10 anni. Anche abbiamo un ospedale adesso per maternità a Baghdad. Si chiama ospedale di Hayat, ospedale di vita. Di più siamo diffuse attorno di Mosul, perché sono villaggi cristiani. A Karakosh, Bartalla, Bahshiqa. A Mosul avevamo una casa, anche un'altra casa, non è casa generale, ma un'altra casa, a Tel Kef, Batnai, Tullusquf, Baqofa, Al-Qush. Anche a Nord Iraq abbiamo case, Ankawa, un villaggio di Erbil, si chiama Ankawa, anche un'altra città a Nord Kurdistan si chiama Dahok, anche nella città di Kirkuk. Siamo rimasti 140 suore. E la vostra madre superiore invece dove si trova? Adesso si trova a Ankawa con le suore. Anche abbiamo lì suore anziane, molte suore anziane in questa casa. E di dove sono originarie le tue consorelle? Una di loro è di un paese che si chiama Batmaya, è di riti caldei. Un'altra è di rito siriaco, di Karakosh, ma lei abitava a Bartalla, ma è scappata con questa gente che sono scappati adesso in giorno di trasfigurazione, il 6 agosto, e sta qui, possiamo parlare con lei adesso. Ana kuntu Bartalla, ana u'akhtillah, ma sir.
Mi trovavo a Bartilla con un'altra suora. Ero in chiesa quando mi ha chiamata suor Samia chiedendomi di andare a dormire da loro. Abbiamo pregato insieme con tutte le suore dei due monasteri e poi ci hanno avvertito: suore, andiamo via veloci, per dire che dovevamo partire in fretta. Siamo scappate in 40 persone da Bartilla. Sono passata dal monastero perché non avevo il passaporto e così ho preso le poche cose che mi servivano con i vestiti, quelli che ho indosso, e abbiamo lasciato il paese. In un primo momento, in realtà, non volevamo andarcene e siamo rimaste fino al mattino. Ma poi siamo state costrette a partire verso Anghawa, in Kurdistan. Lungo il viaggio abbiamo incontrato migliaia di auto nel deserto. C'erano anche le suore di Karakosh. Noi siamo partite alle 10:30 del mattino e abbiamo sentito degli spari in alto. In tutte le macchine c'era gente che scappava. Siamo arrivate ad Anghawa alle 11:30 del giorno dopo, piene di paura. È stata una notte orribile. Non solo noi siamo fuggite, ma tantissimi da villaggi, città, anche da paesi del Kurdistan. Bisognava proprio avere un fotografo. Arrivate in Kurdistan, siamo state accolte nel monastero delle suore. Era molto piccolo, abbiamo allora suddiviso gli spazi. Altre suore sono state ospitate nel seminario dei Caldei ad Anghawa. Siamo rimaste lì un mese e poi siamo passate nei caravan allestiti nello stesso monastero, 15 caravan destinati alle suore, in cui continuano a vivere. Infine mi hanno mandato qui, dove ora presto servizio. Questa è la nostra cappella. Noi preghiamo qui, preghiamo quasi nei due riti. Ci abbiamo canti in arabo, canti in caldeo, in siriaco, perché noi siamo interriti. Qui abbiamo una foto di Santa Caterina del Siena e San Domenico. Abbiamo preghiere speciali per loro anche. Questi ci sono due cuori, perché sempre i domenicani pregano uno attorno all'altro. Quando eravamo a casa generale a Mosul, celebravamo la messa una settimana a rito caldeo, una settimana a rito siriaco, anche qualche volta in rito latino, certo, perché noi siamo una congregazione latina. Per questo noi dipendiamo di tutti i riti. Anche facciamo i nostri servizi, i nostri pastorali, tutte queste cose per tutta la Chiesa. Chiediamo il Signore in questo periodo un po' pericoloso di nostra congregazione e del nostro paese, per passare questo buio da noi. E abbiamo questa speranza di tutto esce alla luce e ritorniamo di nuovo ai nostri scuole, al nostro lavoro, a servire i nostri genti per tutti i paesi che abbiamo lasciato.